Clamoroso al Dei Marsi, dove con un gol al 95esimo del neoentrato Pollino, l'Avezzano si aggiudica 3 punti d'oro contro l'Isernia, dando un calcio alla crisi e riprendendo la marcia verso zone più tranquille di classifica. Per quanto visto, soprattutto nella ripresa, la vittoria della squadra marsicana appare meritata. Per l'Isernia un finale amaro, ma la consapevolezza di aver giocato una gara comunque nel complesso positiva. I biancoverdi, reduci dal KO con la Folgore Veregre da un periodo tutt'altro che positivo, iniziano la gara in maniera contratta, in un ambiente quasi surreale. Più spigliata invece la formazione di De Bellis, che trova così al primo affondo il gol. Il cronometro segna l'ottavo quando c'è un tiro di Fontana da oltre 30 metri e la deviazione involontaria di Tabacco, con la palla che finisce in rete alle spalle del portiere Davino. Geno sugli spalti del Dei Marsi, dove i tifosi presenti però pian piano iniziano a scaldarsi. Al 20esimo ancora Isernia, questa volta pericolosa con una punizione da 18 metri di Cantoro, che conclude però centralmente fra le braccia del portiere marsicano. I ragazzi di Lucarelli, squalificato e sostituito in panchina da Gallese, spingono senza costrutto, lasciando inoperoso il portiere ospite Maggi. L'importanza della posta in palio è grande, ma in campo lo spettacolo lascia a desiderare. Si arriva così alla mezz'ora quando c'è una fiammata locale con Felli che crossa in aria per Puglia, che impatta con il pallone, mettendo però a lato dopo la deviazione di un difensore molisano. Passano appena 2 minuti e il pareggio è cosa fatta, con il gol di Felli, che deve solo ribadire in rete da 2 passi la sfera tornata in campo dopo aver incocciato sulla traversa. I marsicani riprendono coraggio e continuano ad attaccare, anche se al 38esimo si registra un tiro insidioso di Manzo, che non inquadra però lo specchio della porta. La gara ora è più vivace, con i marsicani che al 40esimo si rendono ancora pericolosi, questa volta con un tiro violento di Bisegna che sfiora il montante della porta di Maggi. Nella ripresa al 7esimo l'Avezzano chiede un rigore per un contatto in area isernina fra Sabatino e Bittaie, e con Camilli di Foligno, che lascia però proseguire fra le proteste marsicane. Al 16esimo c'è una punizione dal limite per l'Isernia, batte Ruggeri con la sfera che buca la barriera prima del miracolo di Davino, che salva la sua porta mettendo il pallone in calcio d'angolo. Come nel primo tempo a farla da padrone l'equilibrio, con le occasioni che arrivano però con il contagocce. La gara si scalda con falli dall'una e dall'altra parte, con gioco spesso interrotto dal direttore di gara. Si arriva così nel finale con Moro che al 39esimo si divora il 2-1 in area dell'Isernia prima della parata un minuto dopo di Maggi su corner insidioso battuto da Di Genova. Ma il finale è dolce per i padroni di casa, che al 95esimo, all'ultimo assalto, trovano il gol con il neoentrato Pollino, che di testa su punizione di Bisegna mette alle spalle dell'incolpevole Maggi. Questa volta la gioia dei tifosi del Dei Marsi può esplodere in tutto il suo fragore. Oggi ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine, pur partendo diciamo un po' timidi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo concluso la partita con 5 attaccanti e all'ultima punizione è andata a saltare addirittura il portiere. Ci potevamo accontentare del pareggio e proprio la voglia di vincere la partita, quella palla l'abbiamo buttata dentro tutti quanti. Quando non si fa risultato, e soprattutto quando il risultato non viene nelle battute finali, comunque dispiace, comunque non è di consolazione il fatto che comunque siamo in una buona posizione di classifica, perché viviamo partita dopo partita e soprattutto dopo un impegno del genere. Oggi non portare a casa punti dispiace, benché insomma ad oggi la classifica ancora ci sorride.